Le 9:02, buonasera e benvenuti all'ascolto in questo appuntamento che ritorna dopo la pausa pasquale dovuta a una piccola gita, piccola vacanza, non mia purtroppo, ma del mio amico dottore Mimmo Muso che è tornato questa sera. Benvenuti di nuovo a Muso Duro, ciao Mimmo. Buonasera a tutti, ma è bugiarda non perché è non sono andato in vacanza, sono andato a trovare mio padre. Beh, piccola vacanzina, no? Hai lavorato? Certo, ho dovuto aggiustare il giardino di mio padre, accatastare la legna per mio padre, ho dovuto, insomma, è stato più lavoro che vacanza. No, però a parte gli scherzi, si è mangiato bene. questo mi fa molto piacere, Sei andato a casa praticamente. A casa, è vero. Com'è il tempo? Si sta bene? Io siamo stati fortunati perché praticamente tutte le mattine mi vedevo l'alba, scendevo, prendevo il pesce dal pescatore. Che meraviglia. E facevo la passeggiata e poi giù. Allora pensate che io sto parlando con Mimmo di Calabria, dove sono stati tanti anni fa e non sono più stato purtroppo. Stasera ci colleghiamo con due località in cui non sono mai stato, invece Mimmo sì, praticamente mi sento un po' un povero Cristo in mezzo a gente che ha viaggiato e ha vissuto, ma un giorno o l'altro mi attacco alla carovana e arrivo anch'io da qualche parte con voi. Ti prendiamo volentieri. Grazie, molto gentile. Allora stasera parliamo come sempre di benessere, o meglio diamo qualche consiglio, e si è parlato anche nelle scorse puntate di alimentazione, che è importante, e si parlerà questa sera di alimentazione legata all'invecchiamento oppure viceversa. Più che alimentazione, nutrizione e invecchiamento. Abbiamo due esponenti importanti, uno d'esperienza e un'altra l'allieva, diciamo una degna allieva, entrambi non si trovano in Italia. Sì, esatto. Ma uno è italianissimo, l'altra ha origini italiane perché la nonna è italiana. Ma uno si trova in Brasile e l'altra si trova in Argentina. Siamo praticamente a una puntata sudamericana, quasi quasi. Alla fine su questo tavolo io e Mimmo balleremo un samba, ma temo che il tavolo non potrebbe reggerci, quindi rinunciamo e andiamo a presentare invece gli ospiti, cominciando da un ospite di ritorno che è stato qua con noi in studio la volta passata, con grande piacere, che è il professore Eugenio Luigi Iorio. Benvenuto, bentornato. Un grande amico. Buonasera. Un grande amico, una persona estremamente preparata, credo è una delle persone di maggior cultura che io ho conosciuto, perché lui non è preparato solo nella sua materia, ma parlando con lui veramente uno scopre quanto è grande e riesce a coprire tutto con l'umiltà che lo contraddistingue. Anzi, stasera sono veramente contento ed emozionato di vederlo. Per quale motivo? Perché purtroppo lui il Covid l'ha preso come molti di noi, ma lui l'ha preso in una forma brutta, è stato veramente in pericolo di vita, questo lo posso dire senza nascondere nulla, e quindi vederlo coi capelli diversi ma con la faccia da stronzo che lo contraddistingue in senso buono, stasera sono contento proprio di vederlo veramente, e vedrete quante cose sa e quanti consigli ci darà. Maria è la sua allieva prediletta. Io l'ho conosciuta tramite lui, e insieme abbiamo fatto qualche congresso, anzi abbiamo fatto danni in Brasile perché praticamente ho inveito contro un tizio, è successo il finimondo. Parliamo sempre di scienza, quindi ovviamente. Ovunque vado mi contraddistingo. E pensavano che Maria fosse la mia fidanzata, per cui anche a lei gli tiravano le cose, capisci? Quindi in realtà, insomma, diciamo che Maria rappresenta quello che Eugenio conosce, sa, in Argentina, e si sta facendo valere con grande successo. Quindi buonasera e benvenuta anche alla dottoressa Maria La Paz. Ciao, benvenuta. Grazie per aver accettato questo collegamento che diventa un collegamento internazionale. Buonasera a te, grazie davvero. Buonasera a tutti. Vedo che sei ancora al lavoro, dico bene, perché bisogna anche dire c'è una differenza di orario. Noi, qua da noi sono le 21:05, invece lì è ancora orario lavorativo. Sì, qua diciamo sono le 4 di pomeriggio. Sono al lavoro, sono all'ambulatorio uguale che Eugenio, che diciamo che in Brasile abbiamo lo stesso orario. Sì. Grazie per la presentazione, Mimmo, sei veramente il massimo. E pure per me è anche un'emozione che per Eugenio, perché veramente abbiamo vissuto quella situazione che lui ha passato, e veramente siamo stati un po' molto preoccupati.
infatti pure per la lontananza, perché siamo in diversi paesi, allora è stata una cosa brutta. Sai che non sapevo di questa cosa che ha passato Eugenio, non avevo saputo, quindi no, insomma, no, mi dispiace. Noi fondamentalmente quell'uomo è tanto umile che non ama parlare di sé, e quindi diciamo che siamo stati zitti fin tanto che poi adesso quando è guarito vaffanculo, è guarito, quindi lo diciamo. Si ricomincia da capo adesso, come se non fosse capitato nulla. Io ho un bellissimo ricordo. Ciao Gisberto! Di Iorio ho un bellissimo... C'è Gisberto che ci sta guardando, che è stato nostro ospite. Ciao, buonasera, buonasera anche a te. Dicevo con un bellissimo ricordo di Iorio quando è stato qua con noi, anche perché mi è molto divertito, diciamo nelle pause, che prima che dopo, poi ci siamo anche sentiti per messaggio, e lo ringrazio anche per le parole che ha speso nei miei confronti quando è stato qua nel nostro salottino. No, ma lui lo dice sempre, lui dice che se noi avessimo un mediatore come te nei nostri congressi, i congressi sarebbero tutti interessanti. Troppo gentile, poi arrossisco io. Insomma, prima eravamo di fronte al momento in cui arrossiva Maria fuori onda, adesso invece tocca a me. No, peraltro lui non è uno che fa molti complimenti. Sì, me l'hai detto, questo perché me lo ricordo. Perché tu devi pensare che Eugenio, quando sta zitto, significa che le cose non gli sono piaciute. Oppure, no, è la verità. Poi in realtà quando le cose le gradisce, è lui che fa i complimenti, è lui che fa le precisazioni, e se interviene la cosa gli piace, ma quando sta zitto proprio prende le distanze. Comunque lo trovo in grande forma, quindi insomma, non sapendo nulla, fingendo di non aver saputo nulla, ti trovo molto bene. Questa cosa mi fa molto scusate piacere. Che cazzo avete, pappagalli, scimmie, che cos'è che sono scatenato qui? Allora, questo è un piccolo paradiso terrestre. Vi faccio vedere almeno il banano. Ancora questo banano, Dio! Che meraviglia! Che meraviglia! Dove sei esattamente, Eugenio? Lo stato è quello di Minas Gerais. Sì. E se siamo fortunati, riuscite a vedere, adesso c'è un bellissimo uccello. Non so se riuscite a vedere sul muro, in alto. Sì, lì si intravede, ma non si capisce che cazzo d'uccello è. Parliamo di altre cose. Invece, Maria, in che località ti trovi? L'Argentina. Io sono la località, io sono a Buenos Aires, ma provincia a una località si chiama Junín, che là in Italia non si dice la Jota, si dice Junín. Sì. Siamo a 250 km dalla città principale di Argentina, diciamo di Buenos Aires. È una città piccola, ma comunque abbiamo un po' di tutto. Allora, adesso vi abbiamo geolocalizzati e possiamo cominciare a entrare nel merito del discorso. Io quest'oggi, quando ho letto appunto, o meglio, i giorni scorsi del fatto che avremmo disquisito di nutrizione e invecchiamento, ho dato un'occhiata a un po' di cose, insomma, mi sono andato a leggere un po' di cose e se non erro, leggevo che fino a qualche anno fa, tanti anni fa, si pensava che l'invecchiamento fosse figlio del DNA e non ci fossero rimedi, cioè che comunque alla fine in realtà lo stile di vita non influisse. Invece in realtà sappiamo oggi che lo stile di vita influisce in modo pesante sull'invecchiamento. Dico bene, Eugenio? Allora, è una battaglia ormai feroce tra gli ambientalisti e i genetisti, che si contendono in qualche modo il primato della longevità. È difficile soppesare qual è l'impatto relativo. Secondo dati più o meno affidabili, si dice che forse intorno al 25% invecchiamo grazie all'impatto del nostro DNA, il 75% è ambiente, quando dico ambiente è tutto ciò che ci circonda, e quindi il dato nuovo è che quindi il DNA non è il nostro destino, ecco, questo è un concetto importante, anche perché rapidamente ci stiamo spostando ormai dall'epoca genomica all'epoca post-genomica. Ormai possiamo dire che il DNA non è più un segreto, e immaginando il DNA come un sottile filo di rame avvolto da un materiale plastico come un cavo elettrico, ebbene oggi si comincia a pensare non solo e non più al filo di rame che è il DNA, ma alla sua copertura, questo manicotto di gomma o di plastica, dove c'è gran parte del segreto della vita, anche di quella di quel controllo ambientale di cui parliamo, il controllo ambientale sul DNA.
Per quanto riguarda il fatto della nutrizione, chiaramente che è il nostro argomento di serata, immagino che influisca, come però altri fattori, ad esempio sempre nelle mie letture di questi giorni, dove ho cercato di trovare qualcosa di interessante, leggevo che anche l'ambiente dove viviamo, se è particolarmente inquinato, influisce in modo negativo, chiaramente anche il fumo, la mancanza di sport, quindi la possibilità di diventare troppo sedentari e senza ossigenare abbastanza il nostro corpo. Sono questi gli elementi maggiormente discriminanti verso un invecchiamento precoce oltre alla nutrizione, oppure c'è altro che dobbiamo menzionare? Ma comunque aggiungo e poi passo la parola alla nutrizionista, dicendo sì, che quello che ci accelera l'invecchiamento è spesso sono le situazioni stressanti, questo lo dobbiamo dire con molta chiarezza, ma anche la negatività, la mancanza di diversità, ma poi la mancanza, cioè anche essere pessimisti. Io dico, cioè, capite che io delle volte non so come fare con le persone che sono negative intorno. L'unico modo per togliermi di loro, delle volte faccio la storia dei telomeri. Sapete che i telomeri sono quelle estremità dei cromosomi che quando nasciamo sono destinate ad accorciarsi fino a un certo punto e poi, insomma, si passa a miglior vita. Sì. Quindi sono dei marcatori in qualche modo, anche se non assoluti, del nostro processo di invecchiamento. Più si accorciano questi cappucci del DNA e più invecchiamo. E allora io dico, amico mio, tu mi stai accorciando i telomeri, questa è una frase che io ripeto sempre, perché non avere questa prospettiva futura di positività realmente ci crea delle condizioni favorevoli per l'invecchiamento. È incredibile come un comportamento possa dialogare direttamente con qualcosa di fisico, che sono dei nucleotidi, che sono delle molecole biologiche, ma è così. Allora, abbiamo anche un numero telefonico che io lascio anche, diciamo, alle persone che conosco durante quelle che sono le giornate passate sui social, il 379-175-8002, ripeto 379-175-8002, messaggi che mi sono già arrivati anche dai giorni scorsi e che poi andrò man mano a leggere, visto che ne ho alcuni che sono arrivati proprio secondo me per quanto riguarda la nutrizione e quali sono, diciamo, alcuni elementi che possono avere effetti benefici. Passiamo, come diceva Eugenio, dalla nutrizionista, quindi a Maria, che prima è stata descritta con grande enfasi anche da parte di Mimmo, che ti ha, insomma, ha fatto sicuramente una bella presentazione. E devo dire che adesso tu sei molto giovane, quindi la tua carriera, puoi un attimo descrivercela, cioè da quanti anni ti occupi di questo filone in particolare e da quanto sei impegnata in questo lavoro? Perfetto, va bene, quello che ha detto il dottore è giustamente, diciamo, questo comportamento nostro che abbiamo, chiedo scusa un po' per il mio italiano, no? Perché no, non è, no, perfetto. È ottimo, è ottimo. Allora posso dire che ci sono a volte che le parole posso anche confonderle con gli spagnoli. È bello perché magari se dici uno strafalcione a noi ci piace. Va bene, ok, allora quello che diceva il dottore è proprio così. Il fatto di tutto questo ambiente è il principale fattore dell'invecchiamento. Io ho sempre fatto questa descrizione con una macchina. Noi abbiamo la possibilità di metterci alla macchina una bella benzina, posso dire, o benzina, sì, qua sì, se le dice nafta, o se le può mettere qualcosa che, diciamo, fa andare la macchina, ma veramente dopo è un problema grave, perché alla fine questa diciamo, non funziona più. Allora, il corpo funziona di ugual modo. Noi dobbiamo essere molto responsabili su quello che facciamo anche con il cibo, con quello, diciamo, con la idratazione, anche con l'attività fisica. E quello che dice il dottore anche sulle stress, che noi parliamo tanto sulle stress, diciamo, tutti questi anni che ci conosciamo parliamo proprio dello stress ossidativo e di tutto quello che condiziona lo stress del corpo. Allora, tutto quello fa essere che siamo più vecchio, diciamo, ogni giorno. Perché? Perché se noi non abbiamo proprio questo amore che diciamo che le abbiamo al nostro corpo, con quello che si mangia, quello che si mette sull'idratazione, anche con il movimento, eppure questa situazione di pensieri positivi e anche negativi, sono tutte queste cose ambientali che alla fine danno questo invecchiamento molto più veloce o molto più lento, per dirlo così. E quello, l'alimentazione è cruciale, perché quello lo dobbiamo fare anche per vivere, per continuare a vivere. Certo. E in questa situazione che abbiamo, quello del Covid, veramente io credo che in questo anno dove
tutta questa incertidumbre e quella situazione di non sapere che cosa succederà dopo, e in fatto di lavoro e in essere tutti chiusi, anche non poter viaggiare, perché noi tre diciamo che viaggiamo tanto, anche il dottore, che io credo che è la prima volta nella sua vita che può essere in un posto tanto tempo di seguito, perché è, diciamo che è sempre con la sua valigia a fianco. E questa volta, diciamo, tutta questa situazione fa invecchiare di più, e si vede la gente, io con i miei pazienti, anche con familiari, con amici, si vede tutta la situazione. Maria, hai ragione, guarda Iorio, Dio canta. No, ma sta bene, sta molto bene, non dire quello, sta molto bene. Vedremo i giudizi del, mi affiderò ai giudizi dei social network, vediamo chi ha fatto. Esatto. E va bene, questa è la situazione che noi dobbiamo, diciamo, siamo noi quello che decidiamo che cosa mangiamo, che cosa facciamo con la nostra vita, e di questo abbiamo la responsabilità anche della nostra salute. Oggi in questa situazione, diciamo, il Eugenio, diciamo, che ha potuto salire di questa situazione perché veramente prima cosa ha avuto, diciamo, un Dio a parte, per dirlo così, perché ha stato Dio là a fianco. Ma voglio dire che anche tutta la situazione della nutraceutica e la supplementazione, come si dice qua in Argentina, sono molto importanti sul fatto di l'invecchiamento e pure della risposta del corpo tra un virus o tra qualcosa. Allora posso dire che, diciamo, che è la nutrizione, non solo per quello del combustibile, no? Di quello, non so come si dice là in Italia. La benzina, come si dice la benzina? Ci sta. Esatto. Combustibile, giusto? Si capisce quello che dico, perché a volte. Assolutamente sì. Perfetto. Anche su questo, sul fatto se tu hai molto più peso di quello che devi avere, hai molto più stress. Questo stress è molto più, diciamo, che direttamente proporzionale all'invecchiamento. Allora, le persone che hanno. Perché il corpo, diciamo, soffre tutta questa situazione di avere questo sovrappeso come una forza di più. Allora, Io sono un obeso felice. Ma tu sei una cosa a parte, Mimmo. E non sei obeso, non devi dire quello. No, sei molto più obeso. Bene adesso che in Brasile, posso dire, no, Eugenio? Sì, io lo vedo. Sta molto più magro. Ma il vantaggio di Mimmo è che lui c'è una buona massa muscolare, questo glielo ho sempre detto, perché il problema oggi, noi, e tu me lo puoi insegnare, è che noi troviamo la cosiddetta sarcobesity, è persone che sono invece che hanno un peso apparentemente normale, hanno una costituzione che sembrano dei normotipi. Poi si va a fare la risonanza magnetica con la TAC, per esempio degli arti inferiori, e si trova la ciccia puntualmente tra i fasci di fibre muscolari. Quindi penso che Mimmo sta mantenendo in forma, anche perché ha un trascorso anche di attività sportiva, gioca tuttora a tennis, quindi tutto questo. Poi non posso riferire in che modo utilizza la sua forza, però diciamo apparentemente fidatevi, insomma. No, però io e Paolo stasera ci chiedevamo una cosa, a parte gli scherzi, ed è una domanda che vogliamo fare a tutte e due. Sai che l'Italia va a moda, no? La moda della medicina estetica, la moda della chirurgia estetica, la moda del ritocchino. Adesso la cosa che si vede e che sento dire da tutti voi nutrizionisti o da tutti voi che vi occupate di nutrizione, vedo una marea di gente tra i 30 e i 50 anni, soprattutto donne, che si imbottisce di integratori alimentari. Cioè, ma no. Io sono preoccupato per questo. No, ma quello deve essere anche una responsabilità di mangiare bene, non è che solo ti puoi fare di queste nutraceutiche così individuale. Maria, non è quello quello che stai dicendo tu è come uno dovrebbe fare, ma ad esempio vengono nel mio centro, così come in altri centri, Eugenio, ti ho mandato un paio di figure, vero o no? Si riempiono dai 20 ai 30 nutraceutici, e che è una cosa assurda.
Ma quello è assurdo, quando è come quando prendono una pillola per far dimagrire. No, la domanda è la stessa cosa. Aspetta, Maria, è una magia. No, la mia domanda è questa: come succede per chi si inventa medico estetico, chi si inventa chirurgo estetico, chi si inventa eccetera eccetera, succede anche tra di voi, tra chi si occupa di nutrizione, che si inventano e danno praticamente ste robe a quantità, senza senso, senza nessun nesso scientifico, cioè è una cosa assurda, addirittura l'integrazione di ultracetica senza esami specifici, senza la misurazione dello stress ossidativo, ma di cosa stiamo parlando? Ma perché quello è, scusa che parlo, posso parlare, diciamo, quella è una situazione che succede da sempre, solo che a volte cambia, diciamo, oggi è questo, prima era un'altra cosa, e sempre la gente si fanatizza, è questa situazione di crederci che possono prendere tutte queste cose e possono arrivare a avere il corpo, avere la salute che vogliono, e sempre senza la responsabilità sopra il suo corpo, perché veramente non le fanno bene, le fanno anche peggio. Ma diciamo, ti faccio, non si possono prendere qualcosa. Ti faccio una domanda, Maria. Cioè, ma ad esempio, la vitamina D, che adesso ha tanto di nuovo sta cazza di vitamina D. Cioè, ma santi Dio, se vanno in vacanza, anche quando si fanno una passeggiata, non ti dico che si vanno a buttare sotto il sole, ma si fanno una passeggiata tra le 5 e le 6 del pomeriggio lungo il lungomare, di vitamina B, di vitamina D ne fanno a quantità industriale, che cazzo ti prende l'integratore? Ma quando tu praticamente vivi a mare e mangi tutti i giorni pesce, l'omega 3 che cazzo lo vuoi? ma quello è sicuramente anche sul dove abiti, perché no, ma... io te lo posso dire, qua in Argentina noi il pesce non lo mangiamo proprio, allora è l'omega 3, diciamo che è proprio nullo, perché non è che non solo non mangiamo pesce, perché non abbiamo l'abito di farlo, eppure che noi non ci arriviamo a avere un pesce fresco. Perché siamo molto lontano dal mare, eppure perché tutto quello che arriva è congelato. Allora noi abbiamo la possibilità di avere l'omega 3 di qualità. Allora in quella situazione posso dire che si può fare questa supplementazione, ma quando uno abita vicino al mare o quando uno ha la possibilità di prendere il sole tutti i giorni 20 minuti, 10-15 minuti, non ha bisogno di prendere queste cose, perché alla fine non solo il fatto di chi prende qualcosa che non serve, sino che è qualcosa che spende soldi inutilmente. Ma certo, quello sarà guidato dal professionista, che diciamo che le posso dire, diciamo che oggi abbiamo tanta pubblicità e tante cose, che voglio dire una parolaccia ma non la dico, che alla fine la gente prende quello che le piace, quello che sente che può essere utile, ecco, e infatti... quello si fa un consumo visuale tutto il giorno sulla TV, sulla rete sociale, su tutto. Bravissima, infatti volevo arrivare a questo io, perché in qualche modo diciamo che io c'è un rientro da uno dei voi due, la lingua non è italiana, quindi il rientro è vostro, qualcuno che parla di vicino. Che io il microfono diretto. Io qua rappresento un po' nella conduzione, anche diciamo quello che potrebbe essere il pubblico che ascolta senza nozioni scientifiche, e quindi ho notato che in quasi tutti gli appuntamenti che ho tenuto con Mimmo, in tutte le specialità, ci siamo sempre imbattuti nel problema della pubblicità che va a traviare, che va a deviare in qualche modo quello che è l'utente finale. Quindi do ragione a Maria quando dice siamo bersagliati. Io stesso, che mi sono qualche tempo fa, ma ti parlo di qualche anno fa, consultato con una mail per un prodotto dimagrante, da lì in poi sono stato bersagliato di continui messaggi con promesse miracolose, quindi chiaramente adesso io volevo con voi entrambi smentirle, polverine da mettere con l'acqua piuttosto non che pillole. Non esiste quello! Dove ci mamma sono mia, appunto... ma qua in Argentina è uguale! 20 kg da perdere in un mese praticamente. Io posso anche dire... di aver frequentato nel 2018 una nutrizionista qua italiana che si chiama Anna Maria Fabri, che cito e che saluto, che mi ha dato una mano a perdere quasi 30 kg. Adesso da vicino sono tornati indietro, ma ci daremo da fare. E lei mi ha sempre detto che queste cose non esistono, che comunque in termini scientifici non esiste un prodotto miracoloso che ci fa dimagrire, esiste chiaramente la nutrizione fatta bene, il movimento sportivo è quello che serve per riuscire a ristabilire, diciamo, un equilibrio del nostro corpo. E anche lei mi ha sempre detto che serve
serve molta felicità intorno e poco stress, quindi questo volevo confermarlo. Però adesso con voi mi serviva fare in modo che tutti quelli che stanno ascoltando smettano di ascoltare le sirene che dicono prendete questa pastiglia che calate 20 kg in un mese. Non esiste questa cosa. No, non esiste. Non è mai esistito. Ecco. Il problema è che trovare un equilibrio nell'informazione oggi è molto difficile. E sta di fatto che questo modo di utilizzare delle preziosissime risorse, perché i nutraceutici sono delle risorse molto preziose, ma sappiamo che in nessun modo mai potranno sostituire lo stile di vita, tant'è vero che il Ministero della Salute e l'ente europeo per la sicurezza alimentare che sta a Parma, l'EFSA, ma che rappresenta l'Europa, impone ai produttori di integratori di proprio di scrivere proprio in etichetta che questo integratore non sostituisce lo stile di vita, non sostituisce i farmaci. Quindi il legislatore è stato molto molto chiaro, e poi diciamo è l'utente finale che incappa in queste cose. Spesso sono complici anche nostri colleghi professionisti della salute che utilizzano dei mezzucci, quello più comune per dimagrire, mettere senza saperlo o degli ormoni tiroidei oppure delle anfetamine, perché succede anche questo, lo dobbiamo dire, che sono cose assolutamente, sono delle scorciatoie che assolutamente non rappresentano l'evidenza. La medicina proprio basata sull'evidenza. E però in tutto questo a me dispiace questo abuso di nutraceutici, perché innanzitutto magari cerchiamo di capire che cos'è un nutraceutico. Un nutraceutico non è altro che un estratto, un derivato di un prodotto animale, più raramente un olio di pesce, piuttosto che soprattutto di tipo vegetale, che ha una sua dignità, nel senso che quasi come un farmaco, ma come se abbiamo preso il cuore di un alimento che fa bene, come potrebbe essere la vitamina C, la tiriamo fuori da un succo d'arancia. Bene, questo concentrato di frutta rappresenta in qualche modo un nutraceutico, e questo nutraceutico ha quasi una dignità di un farmaco per il modo con cui viene formulato, e può avere un aiuto notevole. Faccio degli esempi: noi abbiamo degli esempi in cui proprio in clinica i nutraceutici sono stati utilizzati quasi come dei farmaci. Per esempio alcuni carotenoidi, queste sostanze colorate che stanno per esempio nelle carote, piuttosto tantissimi vegetali, nei pomodori, hanno un effetto incredibile per esempio per migliorare la qualità delle cellule della retina. Quindi parliamo di una patologia molto, molto grave, come per esempio della degenerazione maculare senile, una delle cause più importanti, diciamo, di cecità dopo una certa età. Ebbene, questo studio, fatto esclusivamente con i nutraceutici, ha dimostrato che queste forme particolari di degenerazione maculare possono risentire favorevolmente di una somministrazione mirata di un'associazione di omega 3, di zinco e di questi famosi pigmenti colorati che vanno a finire nella retina. Con questo per dire che la nutraceutica seria ha delle basi, ed è peccato sdoganarla per motivi abbastanza stupidi, e questo crea anche imbarazzo, come diceva Mimmo. Noi studiamo lo stesso ossidativo, cioè, crea imbarazzo, trova poi in farmacia o in televisione un prodotto che dice di distruggere completamente i radicali liberi, e quelle persone pensano, mamma mia, allora a questo punto ho trovato la soluzione a tutto, magari dimenticando che quei radicali liberi ci fanno campare, ci fanno vivere. E ultima cosa, vorrei sottolineare quello che ha detto Mimmo, che è molto importante, la valutazione di laboratorio. Io chiedo, ma voi prendereste mai un farmaco per abbassare il colesterolo? Magari per mesi, senza aver misurato il colesterolo. Vi sparereste l'insulina senza aver misurato la glicemia. Certo, e allora certo. Perché noi ci riempiamo grammi e grammi, per esempio, di vitamina C, senza nemmeno dosare? Io vorrei spezzare proprio, Mimmo ha colpito nel segno quando ha parlato di vitamina D. La vitamina D va bene, ma ci sono, consideriamo che il 90% la fa il sole, prima di tutto. Quindi, e poi abbiamo un valore di riferimento, ma non dimentichiamo altre vitamine, perché alla persona dice, vabbè, c'è la vitamina a 50 e sto bene. No, la vitamina D fa le sue cose, ma ci sono alcune sorelline, per esempio la vitamina C, di cui si parla poco, che sono potentissime, però perché? Perché tutta la pubblicità spinge verso la vitamina D, c'è poco da fare.
È come l'olio di palma, che tutti pensano che fa male, in realtà è una cosa ecologica. Che, ragazzi, sì, noi siamo cresciuti con l'olio di palma. Siamo cresciuti con l'olio di palma, ragazzi. No, cioè, ci pigliamo per il culo. C'è una demonizzazione, diciamo, anche degli estremisti, però pensiamo in positivo. D'altra parte la nutraceutica ci dà degli esempi bellissimi di biologia positiva. Se pensate che esiste questa popolazione di indiani del Panama, diciamo di un arcipelago di fronte al canale di Panama, che praticamente non conoscono l'ipertensione arteriosa pur mangiando sale, e muoiono praticamente solo se li cade una noce di cocco in testa o si ammazzano tra di loro. È incredibile ammazzarli proprio, hanno le cosette cause di morte naturale. Ebbene, uno dei motivi è perché loro costantemente assumono una specie di ciofega, diciamo in dialetto napoletano, che è diverso dalla sbobba, che è un fermentato di cacao. Vatti a studiare questo fermentato di cacao, alla fine si scopre che questo fermentato di cacao contiene, non la cioccolata, contiene dei polifenoli che si chiamano flavanoli, i quali aiutano a mantenere la funzione dell'endotelio, quindi dei vasi sanguigni a posto. Allora, sono belle storie. Allora io capisco che poi uno magari fa la cioccolata con questo cacao e ne può avere dei benefici. Sono belle storie. Io ne sono l'esempio. Occhio al flavanolo. Maria, tornando da te, volevo farti una domanda. Si parlava appunto di questi prodotti e sentivo che dicevi che anche in Argentina funziona nello stesso modo, insomma tutto il mondo paese da questo punto di vista, e ci sono anche quelle famose diete che tu puoi vedere o su internet oppure sulle riviste, che sembrano essere universali. Ma è possibile che una dieta possa andare bene per tutti? Penso che sia un'altra cosa assolutamente da disinnescare. È impossibile che una dieta stilata da un giornale, ecco la dieta per l'estate, possa andare bene per tutti i soggetti che la vanno a leggere. No, ma quello è da sicuro che non funziona per tutti uguali. Ma comunque dobbiamo capire che anche noi abbiamo diverse culture, diversi cibi, diversi alimenti. Voi avete in Italia, diciamo che è l'alimento più buono di tutto il mondo, perché hanno la qualità che a volte non si trova dappertutto. Ma veramente io credo sempre che puoi avere una dieta che, diciamo, che è un po' standardizzata, è un protocollo per farlo. Ma dopo dobbiamo capire che il corpo sempre ti fa una manifestazione di quella situazione che non va bene. Allora, quello che succede, quello che io posso dire anche di faccio la raccomandazione ai miei pazienti è che tu devi essere sempre attento. Quando inizia un'alimentazione diversa, quella che hai fatto prima, devi capire che cosa il corpo ti sta dicendo. Se tu hai un mal di testa, se ti senti un po' pesante, se ti senti che non vai bene al bagno, se ti senti che alla fine hai più energia o meno energia. Allora, tutta questa situazione dove la persona riesce un po' a capire che cosa succede con il suo corpo, è quello che si fa. Diciamo, si fa la dieta proprio per questa persona. Non è che si devi controllare i calorie, non si devono controllare grammi di proteina, grammi di carboidrato, grammi di grassa, perché alla fine è molto difficile farlo giorno a giorno, perché quella situazione sarebbe proprio di una terapeutica molto più controllata. Sì. E uno deve vivere pure, devi prendere un gelato, devi prendere un panini, devi prendere una pasta. Allora essere controllato è proprio anche un altro stress, che comunque fa male. Alla fine diciamo che un'alimentazione che fa bene per il corpo e anche per la testa, per dirlo di questo modo, posso dire che è un modo molto più flessibile, una situazione che si può fare dappertutto e dappervida, per la vita, diciamo tutta la vita, non è che puoi farlo un mese, due mesi, certo, e dopo molto chiaro. Buttarlo, lo devi fare sempre. Allora non serve a niente tutta questa situazione magica, perché alla fine solo ti fa spendere soldi, ti fa sentire che non lo sai fare. Maria, come dice il buon Iorio, ci vuole buon senso e mangiare meno. Ma io volevo aggiungere anche il mio punto di vista, se permettete, perché è stato toccato un punto cruciale, cioè il concetto di dieta, al di là adesso delle mode passeggere, perché dieta che potrebbe essere regime alimentare, cioè, però diciamo, chiamiamo come nel gergo comune, si è ancora convinti, per esempio, che la dieta mediterranea sia il modello di dieta ideale.
purtroppo non è corretto, perché la dieta è frutto delle tradizioni di un popolo, della disponibilità di materie prime, dell'ambiente. Quindi immaginate, Mimmo lo sa, quando abbiamo avuto il nostro amico, il dottor Seghi, dal Giappone, che è venuto in Italia, dopo due giorni praticamente dovevamo ricoverarlo al pronto soccorso. E non è pensabile, perché per esempio oggi sappiamo che molti di questi segnali che ci consentono di digerire, di adattarci, vengono proprio dal nostro intestino. Lungi da dire, attenzione, che l'intestino è il secondo cervello, che questa è una boiata cane, perché innalzare l'intestino con tutte le sue parti, specialmente la parte terminale, il cervello, io veramente mi fa rabbrividire come studioso e come medico. Però in questo intestino noi conviviamo con una serie di batteri, che poi una volta si chiamava microflora batterica, ora si chiama microbiota per confondere le idee, qualcuno confonde microbioma con microbiota, ma comunque ci stanno questi nostri commensali che decidono gran parte delle sorti di quello che mangiamo. Ergo, se viene un cittadino giapponese e faccio mangiare la pizza napoletana, con tutti i rispetti, con la mozzarella di bufala, la notte mi vomita, mi fa in diarrea. Quindi smettiamolo con dire. Sì, ma anche un italiano che va a mangiare in Giappone. Esattamente. Tu ne hai avuto proprio l'evidenza. Che mi hai assistito. Ma non entriamo in questi dettagli, perché rispetto alla tua riservatezza come medico non posso riferire, diciamo, delle tue condizioni di salute. E per esempio faccio, per dirle una, adesso comunque continua il boom della soia. Di questi che sono dei fagioli, voglio dire, non è che dobbiamo andare in Giappone, se volete, i fagioli, la vite tale e quale ne abbiamo anche di migliori, magari in Italia, ma non voglio essere, diciamo, un patriota della nutrizione. Ebbene, è stato dimostrato ampiamente che la soia fa bene, ma fa molto bene ai giapponesi o ai cinesi che non agli italiani, perché nella soia i principi attivi, che si chiamano i flavoni, quelli che poi sono quelle che alcune donne utilizzano come terapia alternativa per la menopausa, per mantenere. Ebbene, questi flavoni sono nella soia in una forma praticamente non biologicamente attiva, perché solo i batteri dei giapponesi o dei cinesi hanno il macchinario nel proprio intestino che consente di trasformare questi principi da non attivi a attivi, e parlo in questo caso di una sostanza che si chiama l'equolo. Quindi io mi devo aspettare che me lo prenda, ma per me potrà solo far male. Poi, dal punto di vista mascolino, sapendo che riproduce gli effetti degli estrogeni, io me ne guarderei bene da usarli. Questo è il mio personaggio. Qua in Argentina abbiamo tantissimo campo di soia, ma qua in Argentina non si mangia tanto, perché ha questa situazione che siamo uguali, Italia, Argentina, diciamo che abbiamo una cultura molto simile sul fatto di come si mangia. Solo che noi abbiamo molta più carne, sì, e abbiamo, diciamo, molta più frequenza su quel fatto di mangiarla, ma veramente qua la soia, abbiamo campo, tantissimi terreni che fanno questi, ma qua non si consuma tanto. Io quello che posso dire su una dieta per tutto è dobbiamo andare a qualcosa semplice, quello che diciamo che fa è una pulizia dal nostro corpo. Possiamo dire le verdure, possiamo dire le frutta, possiamo dire la carne, poco lattio. Io non do tanto lattio, io sarò un po' il formaggio, ma no, il latte no, diciamo che no, non lo faccio prendere, ma sì, il formaggio è un po' di grasso di quel prodotto, ma dobbiamo andare su quello, ma non crederci che ci sono delle cose magiche e che una dieta ti fa cambiare il tuo corpo, e quello è giorno tra giorno, ti devi muovere, devi capire alla volta che devi prendere il sole, l'aria e tutto questo. E anche quello sarebbe lo molto più semplice. È interessante quello che dici, che bisogna trovare anche una, diciamo, una quadratura rispetto alla dieta per mantenerla sempre, non fare il famoso sforzo per calare un po' di chili per poi riprenderli e ricominciare sempre da capo. Quindi qualcosa, come dicevi, di sostenibile e che sia anche flessibile rispetto a quello che è l'utente finale, esatto, che viene a ricavare la dieta. Io ho un po' di domande, ve le posso rivolgere, che sono arrivate al numero telefonico. Ovvio. Questa è una domanda da parte di Patti, che dice: ciao, se possibile vorrei sapere quali sono gli alimenti attivi che hanno un effetto favorevole per il benessere della pelle durante il processo di invecchiamento, se esiste qualche alimento che possa favorire, diciamo, ecco, il mantenimento di una pelle più elastica e più giovane.
Per quel che mi riguarda, io posso parlare dei principi attivi, poi passiamo magari prima agli alimenti, alla dottoressa, e poi vi dico qualche trucchetto per i principi attivi. No, va bene, diciamo, quello che stavo dicendo è pure quello, deve essere molto più pulita questa situazione, non devono mangiare delle cose che si prendono di il pacchetto. Io sempre dico che tutto quello che arriva, che se lo devono prendere in il mercato, qualcosa così, non lo devono prendere. Sì. E diciamo che molte verdure, e pure un po' di carne, la uova, e comunque non so la... Quante uova mangiano là? Tantissime o non tanto? Io quello non me lo ricordo. Eppure un po' di formaggio. Diciamo, non sono degli alimenti proprio per la pelle. Io credo che è un po' questa situazione che devi essere contemplata di tutto l'alimentazione. Non è solo un alimento proprio che ti fa stare meglio. Bene, per quanto riguarda, diciamo, una cosa che è accertata, che la pelle ha una difficoltà a gestire una categoria di acidi grassi, di quelli buoni, cosiddetti omega 3, e quindi sicuramente i famosi omega 3, che hanno poi delle sigle un po' strane, chiamano EPA, DHA, che stanno un po' in queste compresse molli, rappresentano dal punto di vista nutraceutico delle sostanze estremamente utili al benessere della pelle, perché la pelle, il professor Famuso ce lo insegna, è uno degli organi più vasti del corpo, che lavora in senso direzionale, instancabilmente, sia venendo a contatto con una serie di agenti sicuramente tossici, inquinanti, come le radiazioni, come possono essere tutte le tossine, ma poi deve anche partecipare alla eliminazione dal nostro corpo all'esterno di una serie di altre sostanze tossiche. Quindi la pelle è veramente un punto di, è una barriera, è la prima linea del nostro organismo in tutti i sensi, quindi proteggerla è molto importante. La pelle si può proteggere dall'esterno, sullo strato superficiale che è l'epidermide, o dall'interno, partendo dalla sua componente dermica. Gli omega 3 che sono contenuti, lo ricordiamo, nel pesce azzurro, che sono contenuti in grandi quantità nel pesce grasso come la trota, il salmone, soprattutto il salmone rosso del Pacifico, bene questi, ma soprattutto attenzione alla pelle, ecco, vorrei sottolineare questa cosa, perché noi spesso mangiamo nella pelle, nella testa dei pesci, quelle che puntualmente scartiamo, lì si trova il segreto della qualità del cibo, perché i nutrienti stanno proprio là. Io ricordo mia madre, grazie a Dio novantenne, ancora oggi noi scartiamo le teste e lei solo succhia, non ho mai capito come fa, ma lascia la lisca completamente pulita, e credo che debba anche a questo il segreto della sua longevità di successo. Poi voglio ricordare che se hai trovato un buon olio di salmone, questo bello colorato, c'è un pigmento, questa sostanza che lo rende rosso, che si chiama la astaxantina. Ecco, la astaxantina o la prendete con gli integratori, o lo prendete mangiando il pesce o i gamberetti. La astaxantina è veramente una sostanza meravigliosa, pensate, ne bastano 5 mg al giorno e si fissa nelle membrane cellulari, protegge la pelle, e non solo la pelle, anche dai problemi legati ad un'alterazione della struttura della pelle, come la disorganizzazione del collagene, che poi aumenta col passare degli anni. Sono dei presidi che hanno una loro documentata validità e che all'uopo possono essere utilizzati per mantenere la pelle. Poi ricordo anche la vitamina E contenuta in genere negli oli, come l'olio extravergine di oliva, in genere tutti gli oli vegetali hanno delle quantità sufficienti, ed è molto meglio prendere questi preziosi nutrienti utilizzando la materia prima, piuttosto che poi diciamo la nutraceutica entra in gioco quando ci sono delle condizioni particolari che il medico valuta esattamente e stabilisce. Ma ecco, vi ho fatto degli esempi banalissimi che con la nostra semplice alimentazione a tavola possiamo mantenere. Quindi poi pensiamo anche ai carotenoidi con l'olio d'olivo, se molti non usano l'olio d'olivo perché fa ingrassare, ho capito, ma se tu non metti un po' d'olio questi nutrienti non li tiri fuori né dal pomodoro o dalle carote, per esempio. Ecco. A tutto questo ci dovete aggiungere il movimento, ma il movimento non è che tu tutti i giorni vai e ti spacchi. Perché se tu fai questa qualità di movimento, tu aumenti i radicali liberi. In realtà tu devi mantenere in equilibrio i radicali liberi, perché come ha detto Eugenio, e mi auguro che questo non vi sia sfuggito,
ok? I radicali liberi in parte aiutano l'organismo, il nostro metabolismo a sopravvivere, perché le difese immunitarie, le prime difese, le prime risposte di difesa immunitaria partono dai radicali liberi. Per cui che cosa succede? Se tu fai un giusto movimento, il giusto movimento per l'aumento della circolazione ematica e quindi la quantità di sangue che arriva e affluisce al microcircolo, comporta una maggiore, cioè comporta che cosa? La sudorazione, il che cosa fa? Detossifica la pelle, è quella la vera detossificazione. È inutile che andate a prenditi questo per detto che cazzo ti detossifichi, tu fai, muoviti, cammina. Corri un po', vai in bicicletta, questo è il modo di detossificarsi. Tutte le altre sono minchiate, ma minchiate vere, minchiate che fanno parte di quella categoria medica o paramedica che si chiama minchiologia. Sono bugie, sono proprio bugie il resto. Per allora, quello, il problema, scusa Maria, il problema qual è? Il problema è che c'è un giusto movimento, perché, come dire, il troppo storpia. Cioè, in realtà c'è un giusto movimento, sono 2-3 giorni a settimana, fare 20-40 minuti di camminata veloce, quello è già il giusto movimento. Quando invece ti ammazzi per tutta la settimana perché devi arrivare alla prova costume, perché devi arrivare a farti vedere che c'hai il culo sostenuto. Sostenuto, ecco, dove stavo dicendo una parolaccia, cioè, non quello che è chiamato. In realtà ti stai uccidendo, o meglio, come ha detto il prof, ti stai riducendo i telomeri. Esatto, ma quello che voleva dire, perché alla fine possiamo aggiungerlo a quello che dicevamo prima, a volte la gente chiede queste cose, ma quali sono gli alimenti che possano farmi stare meglio, quali sono gli alimenti che noi dobbiamo prendere per, diciamo, diverse cose. E io posso dire che se noi possiamo prendere tantissimo di un prodotto, ma se alla fine facciamo tutto male, ma quello non serve a niente. Allora, questa è la situazione. Quando voi avete fare una dieta o fai un piano, un progetto proprio di questo dell'alimentazione, deve essere tutto, diciamo, deve essere gli alimenti, ma tutti gli alimenti, perché a volte prendono tantissimi olio, per esempio, e dopo prendono mille merendine, o prendono mille zucchero, o prendono mille delle cose che non vanno bene. Allora, alla fine, ma perché hai preso quell'altro? Questo voglio dire che a volte non è solo un alimento che ti fa stare meglio su questa cosa, ma tutto ti fa stare meglio, ma se lo fai veramente proporzionale, se lo fai in equilibrio. Per quello che diceva anche Mimmo, se tu fai, diciamo, dell'esercizio molto di più, alla fine ti stai facendo male, e se non lo fai pure ti stai facendo male. Allora sempre questo equilibrio che noi abbiamo letto tanto nel Tao, tutti questi Tao che ha scritto Eugenio. Ma questo sarà sempre su questo. Aspetta, Eugenio, perdonami, no. Poi concludi. Ti voglio dire questo, sì. Perché Emanuele ed Eleonora chiedono se fare l'amore fa bene. Che domanda. Ovvio che fa bene, molto bene fa questo. Al corpo e all'anima fanno due cose. No, volevo aggiungere a quello che oggi veramente si sta andando al di là, complice anche l'informazione, devo dire, la pubblicità. Cioè, pensate che è stata ormai scoperta una nuova forma di patologia legata a un disturbo del comportamento alimentare che si aggiunge alla anoressia, alla bulimia, si chiama ortoressia. L'ortoressia è qualche cosa che sfugge, ma che ha un impatto notevole. Ortoressici si diventa, secondo dei criteri di un manuale di psichiatria, quando per esempio si sta oltre 2 ore al giorno appiccicato al computer a cercare quell'alimento che deve quelle caratteristiche. Cioè, ma vi rendete conto che a un certo punto si arriva all'assurdo che uno va al ristorante e è un buon ristoratore, si vede chiedere ma questo quale gallina l'ha fatta? Ma la mamma della gallina che faceva nella sua vita il padre? Cioè, voglio dire che siamo arrivati ad un assurdo, come giusto la tracciabilità. Poi anche la storia del chilometro zero, un'altra presa in giro, perché non è il chilometro zero, perché io posso sapere, la fabbrica un chilometro, poi la devo mandare al centro di distribuzione che sta a 800 km e mi ritorna dietro. Fisicamente scendo. Allora parliamo di tempo zero, perché è il tempo che condiziona la qualità. Dal momento in cui fisicamente prendi il prodotto dal campo e la porti al piatto, quello è il tempo. È il tempo, non è la distanza. E però tutti parlano di chilometro zero, che è una grande cazzata.
sono tante piccole cose, ci vorrebbe un po' di rivoluzione. Quindi attenzione all'ortoressia, perché veramente causa dei disastri. Molte persone giungono ad essere a sapere delle forme quasi di autolesionismo, poi di isolamento sociale. Ci sono persone che eliminano determinati alimenti, per esempio la carne, si fa guerra finita. Allora a questo punto io rispetto che tu non mangi la carne, ma addirittura, voglio dire, e poi cioè capovolge poi la situazione di una, io non voglio entrare nel discorso con i vegani eccetera, però spesso io trovo sui social net delle comunità, parliamo di vegani, parliamo di quelli della dieta dei gruppi sanguigni, parliamo che si focalizzano su un aspetto, e questa è già patologia, purtroppo è già patologia, perché l'alimentazione è altro, la nutrizione è altro. Ed è una cosa anche abbastanza democratica. Professor Iorio, di questa minchiologia l'unica che io potrei accettare è solo quella cioccolata fondente. Per il resto, ma proprio assolutamente. No, noi rispettiamo tutti, lo voglio ribadire, però attenzione che il rischio è molto alto, che uno ha la consapevolezza che tu sei il migliore perché seguendo questo modello tu alla fine diventi migliore, diventi superiore al punto tale anche da schifare tutto quanto il mondo che ti sta accanto, e questa è una manifestazione chiaramente patologica. Il cibo è fatto per la convivialità, ci si siede, ognuno con le proprie abitudini si discute. Non so tu che ne pensi, Mimmo. No, assolutamente, cioè te con me, guardami, cioè, io penso di essere l'espressione vivente di quello che può essere cibo e convivialità. Non parliamo della cioccolata fondente che la metterei dappertutto, ma l'altro discorso, la cosa brutta, la cosa ecco che mi fa paura, per esempio nei vari social, sì. Paolo, nascono una serie di blog, community che parlano di cibo come vero, se vero. Fossero tutti grandi esperti, vero. Ma porca miseria, poi la cosa reale sono semplici che non servono sti cazzi di grande teste per dirmi ma baffanculo, se sto bene sto bene, cazzo vuoi da me? Ma voi immaginate, i bambini che dice il nonno vegano, ma povero quel bambino. Allora, io avrei un paio di domande che sono arrivate che vorrei rivolgere, abbiamo ancora circa una decina di minuti, quindi li utilizziamo per gli ascoltatori. Salutiamo intanto Barbara, che chiaramente ha anche il merito di acquisito sul campo di avermi presentato Mimmo, quindi aver creato anche ciao tutto Barbara. Quello che poi è arrivato successivamente, che appunto citava la cioccolata fondente. C'è però una domanda piuttosto seria da parte di una ascoltatrice, che teniamo anonima perché insomma la questione è abbastanza delicata, che chiedeva se c'è correlazione tra l'acquisizione di psicofarmaci e il fatto che lei fisicamente si senta, cioè non è più in grado di smaltire i chili come prima, se lo psicofarmaco di suo sia un rallentatore del metabolismo. Purtroppo sì. Ci sono, per quanto si sia andato molto avanti con i antidepressivi, diciamo di terza generazione, parlo di diciamo in gergo tecnico, sono sì. L'anzepina, il Risperdal, che hanno comunque cambiato la vita, perché i vecchi antidepressivi alla fine davano il Parkinson, molti cominciavano a tremare, quindi però dobbiamo tener conto che alla fine come dire, il proiettile magico ahimè non esiste, quindi in questi casi è molto importante, ma in genere il medico, lo psichiatra sottolinea questo aspetto, e allora quella è una persona che deve essere seguita con particolare attenzione, perché poi deve essere sufficientemente istruita a gestire questo effetto collaterale indesiderato, come altri effetti collaterali, pensiamo quando uno si prende un po' di antinfiammatori, perché il dolore articolare deve sapere che lo stomaco se ne può saltare, quindi magari utilizzare un gastroprotettore o un sistema tale da difendere. Questo penso che sia il buon senso. C'è Patrizio che dice che non ha bisogno di dimagrire, però dimagrirebbe lo stesso pur di farsi curare da Maria, quindi questo è un messaggio diciamo di servizio. Salutiamo anche lui. E invece c'è una domanda seria, a differenza di quella di Patrizio, da parte di Gian Maria, che chiede se esiste veramente differenza tra l'assunzione di pasta normale e di pasta integrale. Ma sì, da sicuro, ma quello è per la fibra, diciamo, quello che ha la fibra di la pasta integrale è molto più favorevole, sì, possiamo dirlo così, per passare l'indice glucido. Allora sì che è molto molto diverso, è comunque meglio, ma solo il fatto è che a volte non siamo preparati
come quello che diceva Eugenio prima sul fatto dell'intestino, perché abbiamo, non so, prendiamo tantissime fibre e comunque ti può fare stare male. Allora dobbiamo essere attenti su questo, ma sempre è meglio qualcosa molto più integrale, qualcosa molto più fatta, diciamo, come si dice là, una parola che non mi esce dalla testa, come si fosse presa direttamente dalla terra, questo voglio dire, quanto sì. Più integrale è, meglio è. Allora, noi come siamo abituati a mangiare delle cose molto raffinate, a volte ti fa stare male, allora per quello a volte la gente dice ma no, ma questo mi fa male, allora non lo prendo più. E sopra dobbiamo aspettare che l'intestino, diciamo, si può, come si dice, si può aggiustare a questa alimentazione. Ma quello che dice Maria è giusto. È tutto un cambio. Quello che dice Maria è giusto, è giustissimo, è quello che poi praticamente sono le basi di quello che diceva Eugenio. Se tu vivi in Italia non puoi andarti a mangiare il tofu, l'anima della mortacci tua e di chi ti viene dietro, o quelle cretinate che praticamente ti propongono in tutto e per tutto. Cioè c'è una marea di vegetali che in Italia, santa Madonna, le esportiamo al mondo e siamo abituati a digerire quello, perché poi è lo stomaco, c'è l'intestino che ti dice che quello che è giusto è quello che non è giusto. Non puoi mangiare quello che ti propina Pinco Pallo. O sbaglio, Eugenio? No, sono perfettamente in linea con te. Aggiungo solo che ci vorrebbe anche una maggiore, come dire, anche la qualità delle materie prime è molto importante, perché poi esiste pasta e pasta, ma noi che facciamo anche questa analisi spesso ci rendiamo conto che poi ci sono anche dei limiti normativi. Per esempio, io ricordo che tanti anni fa con un mio amico carissimo pizzaiolo creiamo la pizza integrale antiossidante, che insomma è stata una grande buonissima, l'ha trovato. Però a un certo punto avevamo messo una quantità di fibra, ma realmente la fibra, e a un certo punto siamo andati in rotta di collisione con i NAS, perché ci hanno detto guardate, voi questa quantità di fibra è per i suini, non è per gli umani. Cioè, capite che significa questo? Cioè io devo avere anche la possibilità, cioè, ma tu avevi capito prima, prof, tu avevi capito prima, non hai potuto rispondere ai NAS. E no, quindi vabbè, praticamente abbiamo dovuto sottrarre dall'impasto fantastico una notevolissima quantità di fibra. Ma allora di che parliamo? Se diciamo che la fibra la dobbiamo tenere, soprattutto in quantità abbondante, ci sono dei limiti normativi che per cui gli animali la possono mangiare e gli umani no. Cioè, io penso questo è anche un aspetto, diciamo, della tecnologia alimentare che dovremmo un poco rivisitare, perché sennò posso tutte chiacchie, come dicevi. È tutto strano, ma tu pensi a me, Gisberto Caccia, il nostro amico, mi ha fatto vedere che praticamente uno shampoo per cani è decisamente meglio di tanti shampoo che vendono per l'Italia per noi. Ma ti rendi conto dove siamo arrivati? Ma non lo so, ma non lo voglio provare, questo voglio dire a Gisberto, non le dire. No, va bene, ma questo che dice, che quello che ha detto, quello di integrale, è fatto così, sempre dipende dall'intestino, di come, per quello che io diceva prima, noi dobbiamo essere attenti a che cosa ti dice il corpo quando tu prendi un alimento che è comunque diverso. Se ti fa stare male, devi capire che quello, o può andare che lo fai molto più piano, diciamo, e se no quello non ti va bene a te, allora devi vedere di un altro modo. Ma non è per tutto, non è l'alimenti per tutti. Allora questo è lo più importante, anche qua nel mio ambulatorio che adesso sto qua, io sempre dico quello, devi ascoltarsi sempre, perché il corpo non mai dice qualcosa bugia, non so come si dice là in Italia. C'è un'altra domanda perché siamo quasi in chiusura. Allora, Eleonora, si chiama Eleonora, prima era quella che inneggiava a fare l'amore, che comunque ha avuto anche il benestare da parte dei docenti, quindi siamo sulla linea giusta, e chiedeva al professore cosa ne pensa della dieta chetogenica. Che tema! Abbiamo scoperchiato un argomento. Un'altra puntata, va bene, parliamo. Ci diamo un altro appuntamento. La dieta chetogenica, certo. Un messaggio, è una terapia, è una terapia, non è la dieta di me, quindi va fatta dal medico. Sono d'accordo col prof. Va prescritta per un periodo limitato con delle indicazioni specifiche. Esatto. Pensare alla dieta che oggi in alternativa a una dieta ipocalorica, per me no, è follia. No, Eugenio, io la preferisco un intervento chirurgico. E io che non opero, tu lo sai, per me è come dire cazzo state dicendo, ok? Decisamente la dieta chetogenica, quello che ha detto il prof, secondo me sono parole da scolpire, perché la dieta chetogenica ha preso piede
è molto importante. Dovremmo trovare una puntata quasi apposita per parlarne. No, no, ma una sera faccio nata. Venire il prof e Marchetti, ma perché Marco Marchetti, sì. Lui penso che tra in Italia è tra quelli che ne sa di più. Pensate che la dieta chetogena, aggiungo, è nata per la cura dell'epilessia dei bambini. Pensate un po', c'erano casi 100 anni fa di bambini però, che non si riusciva a controllare farmacologicamente, e si è scoperto proprio il ruolo, quindi è un trattamento medico. E nella fase iniziale di una dieta ci sta che sia un regime alimentare come stile di vita? No, assolutamente. Avremo modo di approfondire. Ed era quello che stava dicendo Maria. Esatto. No, no, va bene, io qua diciamo che è una moda. Però veramente qua in Argentina... vi posso fare una domanda che poi chiudiamo, giusto? Prego, prego, sì. Ecco, la domanda che vi posso: come mai, no, l'80% di chi si rivolge a un nutrizionista, senza offesa verso nessuno, esce fuori dal nutrizionista e dice: non posso mangiare più latticini, non posso mangiare più dolci, non posso mangiare grano, cioè, com'è che c'è tutti uguali? Com'è sta storia? Posso risponderti io? Prego. Perché non hanno venuto da me. Hai capito? E questo è così, perché la vita senza prendere qualcosa che ti piace è una cazzata. Allora, in Italia, in Brasile, in Turchia, dove vuoi, se tu non hai la possibilità di essere felice mangiandoti, non so, un piatto di pasta, un dolce o proprio la Nutella, che è la cosa più fantastica al mondo, ma che cazzo ti puoi stare vivo? Non c'entra niente. Siamo usizzata. Hai capito? Per quello non hanno trovato me, allora, questo posso dire. Mi fa piacere che è entrata in clima, è peccato che abbiamo terminato perché è arrivata la svolta da parte anche di Maria che ha trovato il clima giusto del nostro appuntamento. Allora, il tempo a disposizione purtroppo è finito, abbiamo passato la nostra oretta di chiacchiere, però se mi metto d'accordo io sarei per invitarvi ancora fra un mesetto a un'altra puntata dove approfondiremo altri argomenti e vi porrò altre domande che arrivano dal pubblico, sarebbe un grande piacere per me. Per me pure, per me, grazie. Perfetto, allora a questo punto sì, si è spento la luce che poi si è riaccesa, qua abbiamo Eugenio, guarda che cacata! Cos'è questa roba? Ma cos'è sta roba? Che cos'è? Aspetta, c'è scritto. Aspetta, chiudiamo col botto, dai. Pura terapia chetogene, Swiss cacao, supplemento dietologico. Contiene, tutto... E guarda caso, contiene caffeina. È tutto in una scatola, voglio dire che abbiamo parlato per niente. Va bene, abbiamo terminato col botto. Allora ragazzi, grazie intanto per essere stati con noi e a voi una buona giornata, visto che lì ancora il sole è alto, quindi avete ancora molto lavoro da svolgere. Vi vedo in pista belli rilassati. Grazie. Sono felice di vedere Eugenio in grande forma, l'ho rivisto con grande piacere e spero... Questo veramente... questo è un grande... Anche per me, un grande piacere. Il mio grande, il mio fratellone grande. Maggiore. Solo di età. Buonasera a tutti. Grazie, ciao Maria, Maria. Ciao Maria. Piacere. Ciao prof. Ciao Eugenio. Ciao. Grazie ancora. Ancora un saluto, un ringraziamento a tutti quelli che hanno ascoltato, a Maria e Eugenio per aver partecipato. Quindi poi a te chiaramente il compito di ricontattarli e di riaverli qua in diretta nelle prossime settimane. Intanto mettiamo via questo che non, quanto pare non va bene. Io volevo ricordarvi che giovedì prossimo saremo ancora qua con Mimmo e che avremo stavolta questo giro che sarà con noi. Questa volta parliamo di rigenerazione cutanea, rigenerazione della pelle. Perfetto, questo sarà l'argomento. Io intanto ne approfitto per ricordarvi ovviamente che lunedì mattina parte la nuova avventura con Parola Musica. Ma la cosa che vorrei lanciare, sì. Se i nostri ascoltatori hanno un argomento in particolare che vogliono suggerire, certo, lo come prenderemo, no, certo, in considerazione, certo, assolutamente, assolutamente. Possiamo anche trattarlo senza problemi, perché non è che sennò sembra che scegliamo noi le cose, come cerchiamo lo specialista che voi avete diciamo in mente, dateci suggerimenti, il numero c'è,
comunque poi lo pubblicheremo anche sul social, il 379 175 8002, anche per suggerire argomenti. Dicevo anche di ricordare e farvi l'appunto, perché da lunedì prossimo, giorno 19 di aprile, dalle 10 del mattino fino alle 13, comincia la striscia quotidiana, la famosa Parole Musica On Air, dove avremo tante cose da disquisire. C'è Paolino. E anche lì, esatto, sarò io con Alessandro in regia, cominciamo questa nuova avventura di cui si sta parlando, sperando chiaramente che poi possa avere lunga vita, piena di tanti contenuti, tante cose interessanti che vi racconteremo, e anche Bimbo poi sarà pronto a fornire il suo contributo con qualche presenza special durante la mattinata, quando avrai il tempo chiaramente, perché insomma la mattina so che per te diventa un po' complicato. Intanto grazie per averci ascoltati, buonanotte e buon proseguimento di serata, grazie Mimmo, ci grazie vediamo, a tutti, giovedì prossimo, ciao.